Per me va bene, l'attenzione è un'altra nei luoghi chiusi dove c'è assembramento, però da soli ok, io la trovo una cosa molto positiva. Guardi, finalmente. Dopo lunghi mesi di obbligatorietà, da oggi stop alla necessità di indossare la mascherina all'aperto, anche se comunque bisognerà averla sempre dietro. Era l'ora, perché non se ne poteva più di questo sacrificio. Comunque, andiamo avanti così e speriamo che tutto vada bene. Con l'Italia in zona bianca decade infatti da oggi una delle misure simbolo della lotta alla diffusione del Covid-19. Nonostante le notizie che arrivano, varianti e altre cose, è una ripresa lenta della realtà. E c'è sempre un po' di timore, perché comunque nei rispetti dei genitori, dei bambini, però dai. Speriamo possa essere veramente un passo decisivo verso la fine di tutto. Resta invece l'obbligo di portare la mascherina al chiuso e all'aperto se non è possibile mantenere il distanziamento o in caso di assembramenti, oppure ci si trovi negli spazi all'aperto di strutture sanitarie ed infine in presenza di soggetti immunodepressi. Sicuramente un po' più di fiducia nel futuro, anche se indossiamo la mascherina, però insomma siamo in giro per il centro in una città che non è nostra, quindi facciamo i turisti. Abbiamo la prima dose di vaccino, quindi sì, cioè, vogliamo smettere di vivere con la paura, però sempre un po' di precauzione. Cautela e prudenza restano infatti comunque fondamentali. Dobbiamo porre grande attenzione alla luce di quella che è stata l'esperienza anche dell'autunno passato, con poi tutti gli esiti che abbiamo visto, e anche sul fatto che ci sono alcuni paesi che se la stanno vedendo con questa nuova variante, la famosa variante Delta, perché il virus di questa variante si diffonde con grande rapidità, quindi anche da noi dobbiamo stare attenti, anche se devo dire che ad Arezzo fino ad oggi non abbiamo registrato nessun caso. Prosegue infine anche in provincia di Arezzo a ritmo spedito la campagna vaccinale. Questo distretto Aretina, Casentino e Tiberina fa registrare circa il 67% delle vaccinazioni. C'è stato fatto un grosso sforzo in questi mesi, dobbiamo procedere fino ad arrivare verso la fine di settembre con una condizione, diciamo, detta di gregge, anche se questo valore ancora non è scientificamente puntuale come si crede, ma intorno al 75%, 80% delle persone vaccinate ti garantiscono anche questa immunità di gregge, che è un nostro obiettivo.